Le indagini erano scattate diversi mesi fa, quando a Palermo venne bloccata e poi sequestrata un'auto condotta da un senegalese. A bordo erano state trovate infatti 5.000 etichette, tutte con il logo contraffatto di diversi marchi di moda molto noti, da Adidas e Nike fino ad Armand & Blaine, pronte per essere apposte su prodotti da immettere sul mercato clandestino. Da quella scoperta sono partiti così gli accertamenti che hanno condotto i militari della Guardia di Finanza all'appartamento nel cuore del quartiere popolare di Ballarò, una casa trasformata in un bazar del falso, ma anche in un vero e proprio laboratorio per il confezionamento di abiti e accessori taroccati da immettere sui mercati paralleli. Dentro l'appartamento i finanzieri hanno trovato migliaia di borse, scarpe, cinture e portafogli con i marchi di lusso come Gucci, Prada, Chanel, Louis Vuitton, tutti abilmente contraffatti, e ancora capi di abbigliamento maschile e femminile da Moncler alla Lacoste e accessori dagli orologi agli occhiali, anche questi di marchi molto noti, da Dolce & Gabbana a Chanel fino alla Rolex. C'erano persino tra i prodotti falsificati anche biancheria intima e costumi da bagno. Il tutto già perfettamente assemblato nelle confezioni e pronto per essere immesso sul mercato nero palermitano, dove avrebbe fruttato qualcosa come 100.000 euro. Il laboratorio clandestino è risultato gestito da un uomo di 31 anni, senegalese, che è stato denunciato alla procura per fabbricazione e commercializzazione di materiale contraffatto e ricettazione, denunciati anche altri due suoi connazionali ritenuti coinvolti nell'attività. La base operativa dell'organizzazione era a Randazzo, paese ai piedi dell'Etna. Era questo infatti il mercato di riferimento del gruppo di trafficanti smantellato dai carabinieri nell'ambito dell'operazione che ha portato a 16 ordinanze di custodia cautelare tra la Sicilia e la Calabria. Un asse più che sicuro, quello fra l'isola e la Locride, dove i trafficanti si rifornivano di stupefacenti, soprattutto cocaina e marijuana, da smerciare poi sui mercati locali. A gestirlo i tre fratelli, Marco, Martino e Giuseppe Scrivano, e le mogli di due di loro, Veronica Trovato e Tiziana Tabuso. Gli arresti sono stati eseguiti, oltre che a Catania e a Reggio Calabria, anche a Ragusa, Messina e in diversi piccoli centri, da Magnace a Cicatena fino a Castiglione di Sicilia. 13 degli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di droga, 3 di traffico e spaccio in concorso, 7 sono le persone finite ai domiciliari. L'avvio delle indagini risale alla seconda metà del 2012, quando i carabinieri di Randazzo arrestarono un commerciante incensurato, Francesco Longhitano, di 28 anni. A casa sua venne trovato un sacco con dentro oltre un chilo di marijuana. I successivi accertamenti rivelarono che l'uomo custodiva gli stupefacenti per conto dei tre fratelli, già noti peraltro alle forze dell'ordine, soprattutto Marco Scrivano, ritenuto a capo dell'organizzazione, che già nel 2009 era finito in manette dopo aver costruito una bomba artigianale. Secondo gli investigatori, i tre avrebbero gestito un vasto traffico di droga rifornendosi in Calabria, scelta tutt'altro che casuale. Il loro contatto nella Locride era infatti Domenico Staltaro, originario di Bianco, che era stato compagno di cella proprio di Marco Scrivano nel 2010. Era lui a procurare gli stupefacenti che poi arrivavano in Sicilia tramite una rete di corrieri. I proventi dello spaccio sarebbero finiti poi in una cassa comune. Al pregiudicato calabrese i tre fratelli si sarebbero rivolti dopo alcuni contrasti sorti con i fornitori del clan Ercolano Santa Paola, gli acesi Orazio Licciardello, Fabrizio Bella e Giuseppe Gurgone. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati oltre 1,3 kg di marijuana e 300 grammi di cocaina. I numeri della manifestazione di oggi, sostengono i sindacati, sono un segnale forte dell'assenza di soluzioni da parte del governo regionale ai problemi del comparto agricolo. A migliaia stamattina sono scesi in piazza per partecipare al corteo voluto da CGIL, CISL e UIL, al quale hanno partecipato oltre forestale anche gli allevatori, i consorzi di bonifica, l'ESA e l'Istituto Zootecnico. Il ritardo della manovra bis ferma ancora in giunta il clima di incertezze che si respira in tutti i settori, fa scattare la protesta. Il governatore Crocetta intanto afferma di aver bisogno ancora di un po' di tempo per approvare i termini della manovra, che sbloccherebbe circa 290 milioni di euro prima del suo passaggio in aula. Ma mentre sui contributi della manovra si sa poco, sui tagli si hanno già i numeri. Rispetto allo scorso anno mancheranno infatti circa 60 milioni per gli stipendi di oltre 26.000 lavoratori. Il faccia a faccia tra governo e sindacati è previsto per giovedì. Saranno 10 le assunzioni volute dal commissario straordinario dell'azienda sanitaria provinciale di Palermo, Antonio Candela, che stamattina ha tenuto un incontro con medici e giornalisti per presentare il nuovo programma per la salute dei pazienti ricoverati o in cura presso la struttura. Per loro in programma anche attività sportive per il mantenimento delle condizioni di salute psicofisiche.